ultima corvée di una stagione lunghissima e complicata, a tratti con la sensazione che non si sarebbe affatto conclusa. Allo stadio delle Terme di Bagni di Lucca, epilogo per il Vivi Borgo, che il suo campionato, grazie alla salvezza conquistata con due giornate di anticipo, lo ha già vinto. Avversaria la Correggese, guidata da Fabio Bazzani, uno che ha calcato i campi anche della Serie A. È il classico match di fine stagione, spensieratezza e poco tatticismo per una messe di gol e di occasioni. Al 18, Vivi Borgo in completo arancio, in vantaggio con Nieri, abile a finalizzare con un bel diagonale, una manovra avviata dall'ottimo Chianese rifinita da Poggesi. Il primo tempo si gioca sotto un sole caldo, ma soprattutto con un'afa insopportabile. Trascorrono pochi minuti e gli ospiti, che sono squadra di buon livello, pervengono al pareggio con Villanova. Appostato sul secondo palo, non ha difficoltà a battere Pagnini. Partita senza sosta, Messina sfiora il nuovo vantaggio e Cargiolli poi si fa male. Ma poco dopo la mezz'ora la squadra di Venturi si riporta in vantaggio grazie ad un calcio di rigore procurato e trasformato da Felleca, entrato in campo da pochi minuti e che diventerà mattatore assoluto di giornata con una tripletta. Prima del riposo sul taccuino annotiamo un super Pagnini su bolide di Roma e un bel contropiede Nieri Chianese non finalizzato per poco. In avvio di ripresa a Brandini tre pali del Vivi Borgo. Al sesto Poggesi commette fallo su Ricco e stavolta il penalty è per gli ospiti. Carrasco calcia dal dischetto ma Brandini è bravissimo a respingere. Il pari della Correggese però è solo rinviato. All'undecimo a Brandini nulla può sulla magnifica esecuzione di Diallo. Lo sceriffo, dal suo nome Sheriff, viene osannato dai suoi tifosi accorsi sulle tribune. Diallo bravissimo, ma Felleca a dir poco sontuoso. Al 18 riporta in vantaggio i suoi su assist dello scatenato Chianese, il migliore in campo. E al 20esimo, per non essere da meno del suo omologo in maglia bianca, scaraventa così il pallone nel sacco per il punto del 4-2. Questa è la tripletta, la dedico prima di tutto alla squadra, che abbiamo fatto veramente un qualcosa di importante tutti quanti insieme, e alla mia famiglia. Meritata, strameritata standing ovation alla mezz'ora quando un magnifico Elia Chianese lascia il campo, al suo posto Nottoli. Nel finale altro rigore, stavolta piuttosto generoso per la Correggese, trasformato da Damiano. E proprio al 90esimo c'è ancora gloria per Nieri, centravanti giovane e molto interessante, che si libera di Landi e Ferretti fissando il punteggio sul definitivo 5-3. Finisce con applausi per tutti e pacche sulle spalle. La stagione 2021 va in archivio con una meritata salvezza per il Vivi Borgo, che potrà giocare per il settimo anno consecutivo in Serie D. Intanto, a fine partita, l'allenatore Simone Venturi non ha sciolto i dubbi sulla sua permanenza, affermando che ci si dovrà sedere intorno ad un tavolo e parlarne. Vedremo. Lo saprete nei prossimi giorni, immagino.